prossimamente qua. Al centro. Ho un colpo di freddo, non saprei. Ma una cosa di adesso? Adesso, quattro giorni. Fa molto, molto forte il dolore? Quando respira. Quando respira. È diffuso o è un punto abbastanza? È più una fitta quando respira. Poi di solito è un dolore troppo attabile. Quando si respira? Sempre una morsa. Ha fatto un esame? Adesso dovevo fare un esame del dottor italiano. Ha fatto una radiografia? Non ancora. Perché è una cosa adesso. Infatti parlando con il dottore dice facciamo tutte e due le cose. È stato ascoltato con i polmoni come respira? Sì. Ha detto che non è niente. Ha fatto dei pesi, ha sollevato delle cose. Beh, in giornata sì, voglio. Credo che il mestiere che la faccio, voglio. Che mestiere fa? La ditta Edric insieme al mio padre. Sì. Pesi tutti i giorni. Poi vedete come sta seduto. Rimanga lì. Appoggiato. È una postura molto, molto evidente, no? Quindi al di là di tutto il problema posturale c'è che tinta. Oltre quel lavoro ovviamente che lo vede sollecitato, no? Dal punto di vista muscolare e osseo. No, adesso non sta bene. No, per il resto. Non c'è niente di particolare. Niente. Di che ha sofferto in passato? In passato la schiena. Sempre problemi di te. Problemi in passato di tipo allergici? Allergici no. No. Niente. Ok. Disturbi di stomaco? Respiratori, bronchite. Respiratori, sì, bronchite da piccolo. Da piccolo? Che è l'asma? Tipo bronchite cronica. Da piccolo, eh? Da piccolo. Poi fortunatamente col passare degli anni passato, sono stato curato. Cosa c'è? Ha sofferto? Infatti perciò il dottore adesso si preoccupava di fare un controllo, sì, certo. E c'ha accessi di tosse forte? Sì. Di notte. La notte, ma da parecchio o solo in questo momento? No, solo questi 4-5 anni. Quindi c'è un problema respiratorio, probabilmente. Okay. E se con catarro è secca? È catarro. Caterroso. Qui come va il naso? Il naso guaiato. Cioè, guaiato per un viso. Perché feci un incidente forse 5 anni fa. Quindi sono rotto il setto nasale. Sì. Già ero stato operato una volta e adesso l'ho ridotto. Sapendo a cosa si va incontro non lo può più parlare. Adesso viene così, cioè, respira male. C'è avuto la sinusite in passato? Da quando ho piato sta botta. Certo. Di più. Intestino è regolare? Sì, abbastanza bene. Ok. Devo passare di qua? No, lei non si muove. E mi devi dire, io tocco alcuni punti, anzi premo appena, e se dà un leggero fastidio come dice, ma non a caldo? Ah. Sì. Tutto sudato? Emozionato? No, ho appena fatto la doccia. L'acqua sulla fronte? Vedi? Ok. No, perché quei soggetti così sono quelli che gli metti un'acqua e poi li vedi cadere in terra, sono diventati perdono. Vietato, eh? No, non c'è problema. È fatto di onore. L'uomo non deve svenire. Allora, ma l'ho già fatto altre volte. Ah, quindi già sa. E dice se c'è un punto sensibile da queste parti, quindi il dolore è più o meno qua, okay? Qua. Praticamente qua dentro. Sì, c'è una mano. Sì, allora andiamo a vedere un attimo in questa zona. Si riprende da qui? Sì. Se c'è un leggero fastidio. No, vero? Tutto uguale? Niente. Perfetto. Vediamo meglio. Vedete, questa zona qui che sto cercando, adesso non la cerco neanche più perché sto spingendo proprio forte, è la zona del polmone, che fortunatamente è silente. E questo ci fa pensare che probabilmente è un problema intercostale. Ok? Andrà bene. E poi andiamoci a cercare e vedere se riusciamo a fare qualcosa in questa zona.
se c'è un punto leggermente sensibile. Tutto uguale? Sì, sì. Ok. Qui. Un pochino, vero? Ah, nemmeno troppo. Appena. Un più qui, vediamo un po'. Ecco, ok. Vediamo un po'. Questa zona un pochino particolare, non è facile da determinarsi, eh? Eccolo. Fatto male? È una bella soglia. Da. Facciamo vedere questo punto. Adesso si mette un pochino dritto, faccia i suoi respiri, veda se cambia il dolore, uguale. No. Uguale? Non c'è più? Non c'è quasi più. Non c'è quasi più. Ah, due fortune. Non è il polmone, la lastra di scrupolo se va sempre, buonanotte. Anche perché lei fuma, no? No. No. La faccia del fumatore, mi sbaglio, ok. Ed è un problema tipicamente costale. Però è interessante vedere questo punto qua, non è facile, che per stare cervicale, dorsale, lombare, sappiamo dove sono. Punto intercostale anteriore, andate però un pochino a cercare. E guardate da dove l'abbiamo trovato. Ok, meglio? Adesso se vi sedete un attimo, che c'è? Riprendiamo un po' di carta. Vincenzo, vai di là, mi spiace. È una bella da lui come mantiene il rosso? Sì. Non lo mantiene, quindi qui la corrente non è neanche da prenderla come idea. Al limite un 20 prima, no. Ok. Adesso possiamo fare una cosa. Dunque adesso mette lei le gambe da quella parte. Piano. Perfetto. E facciamo una cosa. Allora no, niente, che Vincenzo, togli tu gli aghi tutti al signore, solo quelli periferici, questi centrali li lasciamo qua. Prendi il codone se dovessi il codone. Tutti dopo, però. Tutto, vedi se esce sangue, c'è il codone. C'è tutto. Io ho quella pelle. Anche tolgo? Tutto, togli, togli. Poi mettili qui dentro. Sì. Ok, adesso, diciamo, avete visto quando, no? Diciamo, sono passate circa mezz'ora, come quando si fanno le prove di in cucina, in televisione, no? Dovrebbe ti fanno vedere il piatto finito. E qui sono un mini, abbiamo fatto un po' di cose e poi abbiamo accelerato un pochino i tempi. Si fanno le emergenze. E questo qui è un caso che anche se sta un altro quarto d'ora non vedrete mai i gaghi schiarire, tale che si fa quei famosi 10 minuti di stimolazione finale, in questo caso è escluso. Si fa semplicemente una piccola giratina veloce al 20 VB, vai, e poi a questi centrali, veloce, e poi facciamo le emergenze.
si parte da qui e si va lungo la branca esterna del mediano della vescica. Appena fa male, me lo dice? Male? Sì. Ecco, cerchiamo ancora più in basso. Fa male? Qui, ecco, vede, scende di un paio di costole in genere, ogni volta. Si va ad estinguere più o meno a questa altezza. Ok, giro. Male? Appena fa male subito lo dica, eh? Male? A volte non sente solo dolore. Vuoi provocare? Ha detto sì, scusa, non ho sentito. Scendo ancora un po'. Va, ancora? Dica, perché io non la vedo in faccia. Di là capiscono, io no. L'ago deve entrare abbastanza, deve appoggiare la mano sulla pelle, perché si deve chiudere una specie di circuito, si gira velocemente, che è una specie di dispersione, ecco, bravo. Qui dovrebbe in genere essere finito. Ok, andiamo dall'altra parte. Vi faccio la mano anche qua? Oh, davvero? Spingi destra, sì. Siamo veramente super... Normalmente in dorsale bassa le emergenze si estinguono. A volte vanno oltre. Ma prima non c'era... No, appaiono, sono delle uscite. È come se attraverso l'ago porti il dolore dove tu vuoi, cioè sulla branca esterna del meridiano, della vescica. Una tecnica del punto volpe. La volpe la mandiamo noi nei sentieri che vogliamo. Va male. Sì. Lo dica, perché non c'è sempre. Quindi si disperdono tutti così. Brava. Può essere anche lo fai solo a destra o solo a sinistra, a seconda di dove... In questo caso è bilaterale il dolore. Solo se dolore. Già lo sai e quindi lo fai, insomma. Posso fare anche in zona lombare, cervicale, emergenza uguale, eh? Dica un po' qua. Sì. Yes. Sì, sì. E si scende. Vale? No. Ok. Poi ci vedete, a volte si imbriglia il connettivo. Vale? Se spingi sì, di forza. Se spingo. Non è che è il suo dolore, se la mia pressione dà fastidio, mi deve dire. No, no, male? Ah, sì. Ok. Abbiamo quasi finito. Una piccola dispersione al punto sovraspinoso, al 16 del grosso intestino. Siamo così. Si vorrebbero fare le emergenze anche sulla spalla, però diciamo, chiudiamo così. Ok, basta. Alzi un po' la spalla. Come la sente? Meglio? Parecchio meglio. Non ci giochi a tennis se sei mancino. Ok. A posto. Altre tre sedute, Raffaele. Uguali. Le sedute dovrebbe stare molto meglio con la schiena. Ok? Posso servire? Prego. Questa è l'intenzione, no? Dov'è il ragazzo? Come stai? Un poco meglio. Allora ci credo che fanno meno male. Ah, va bene. Ma però te devi sfogliare. Ti vogliamo vedere nudo. Dunque qui abbiamo messo l'ago sull'orecchio poco fa. E pare che dolore sia andato via praticamente, non c'è più, ok. Dal punto di vista generale ci stava dicendo che aveva un contratto qui a livello cervicale. Sdraio giù un attimo per questo. Pancia su. Pancia all'aria. Rivediamo prima adesso la zona più da vicino che prima non l'avevamo vista. Giù le gambe, giù le braccia, tranquillo. Si è diventato rosso, un po' emozionato. Dove era più o meno più, vero? Sì, qua. Quando respiro un po', un pochetto, però non come prima. Non come prima. Poi si è fermato qui. C'è avuto uno studio di intestino, ha detto, vero? Sì. Qui? No, ma l'hai visto preso qui? No. Uguale? Uguale? Angosciato. Una visione superficiale. Ok, allora, seduto un attimo, così. Se c'è un punto sensibile, no? Un dolore forte, dove dà più fastidio? Se premo qui, attenzione, se premo qui. È uguale? Sì. Non c'è differenza di fatto, eh? Ok. Daghi?
mettiamo il punto teorico che corrisponde alla zona anteriore, che è la zona del 9, vaso governatore. Ah, questi sono anche corti. Ah, va bene lo stesso. Questo è il 9, 9 giù disteso, vaso governatore. Ci sono quelli lunghi? Sono questi, sono. Ah, sono un mix. Sì, okay. Quelli bianchi, cioè, un paio di sono. Allora. Così. Sì. 12, caso concezione. Ok. Tutti archi corti, cioè, tranne quelli un pochino più lunghi. Ecco, grazie. Ok? Dopo, quando ho finito questi, usiamo gli altri, ok? 7 maestro cuore. Questo che punto è? Eh? 36 stop. Ah! Questo è mista vano. Non l'ho detto. Questo, questo che punto è? È 36 dello stomaco, no? Giusto? 36 stop. Così è stato detto, non so. Questo è il SP numero 9. 9. Ok. Mariucci, mi fai... Questura, mi sento male. Sembrava. Ops. Ok. Adesso colpo di tosse. No, non ho fatto male. Travertino sei, oh. Oh mio Dio. Non riesco a fargli male questo ragazzo. Non c'è bisogno del colpo di tosse. Vediamo quando stringa, adesso diventa una sfida personale. Quando ti riesco a farti male. Pizzica, ma non... Solo un pizzicolino. E io giro. Adesso sentirete tra poco qualche espressione di dolore. È una bella soglia sta ragazza. Viaggerò lentamente. Capito? Sai perché ti sto facendo questo? Perché gli sto facendo questo? Fate il re. Adesso lo coprite. Allora, vogliamo discutere un pochino? Sì, sì. Ok. Se vi sedete, discutiamo il caso. Gli intercostali che si sono risolti con la... con l'auricolo, poi adesso rivelo il diagnostico, verrà approfondito. Ok? Sì, copritelo perché sennò... Fa freddo. Fa freddo. No, parlo bene adesso, non subito. Adesso no. C'è una tensione cervicale. Avete visto come perdeva acqua? All'inizio, adesso si è tranquillizzato. Allora, poi domani parleremo pure di questo tipo di tipologia. Oggi lasciamo, diciamo, all'atere. Lamenta questo problema intestinale di eroico da un paio di giorni, ha fatto il vaccino, c'è un sacco di, diciamo, di disturbi, ha anche dato il vaccino. Ah. Ok. No, non... Sì, ok. Infatti me la dimenticavo. E allora ho pensato di fare questo trattamento. E cosa ho fatto? Come trattamento? Prima ho fatto uno yankeo.
oggi sarebbe venuto di fare uno zoniscio di anni, avrei fatto, però lui voleva questo, c'è stato il re, il suo, come dice, il suo grido, il suo momento, visto che poi, no, lo Zoin, in ogni caso l'abbiamo trattato, perché abbiamo messo un... Avete notato la non sensibilità del mio maestro cuore? Sì. Che diceva Marucci, che non c'è, e lì è proprio l'errore. Molto in fondo. Così da tante altre piccole cose, no? Ok, e quindi che cosa ho fatto come trattamento? Espresso il taino? No, no, ma quello si chiamava Yankeo, no? Non ho fatto un trattamento, ho fatto un programma detto Yankeo. Questo trattamento che cos'è? Quello che ho fatto adesso? È una triangolazione dallo Yan Ming, che ci dà il rompi che avete visto, no? Triangolazione dallo Yan Ming. Trasformazione positiva 0 1 1, trasformazione negativa 1 0 0 1, quindi zio in, ok, e tain, con i punti che avete visto, ming, tain, zio in, secondo quello che è l'indice spirale interno, quindi yaming 12 vaso concezione, 43 e 44 stomaco, Suin 7 maestro del cuore, avremmo potuto mettere anche il 6, è uguale, Taiyin centrale 9, Milza pancreas e 5 polmone, e qui ci metto una croce, che significa che di tanto in tanto lo vado a girare, e questo farà sicuramente un blocco della tua diarrea che dovrebbe sparire sin da stasera, capito? E che però abbiamo lasciato quella che è l'uscita posteriore, il 12 è collegato con il 9, vaso governatore, poi andiamo a vedere se è arrossato o meno. In questo modo leggo due cose, i punti toracici, addominali, lo Zuin e lo Yamin, che oggi è quello che grida, ok? E quindi eventualmente la prossima seduta italiana gli può fare una triangolazione dal Taiyin, brava, che ci darà il Taiyin, ecco, basta ragionare un attimo, che è qui, no? Taiyin, che da 101 Yamin di nuovo, e 111, no? In uscita posteriore. Ovviamente occorre fare una radiografia, ma sicuramente già visto l'effetto dell'auricolo, possiamo scudere qualsiasi altro disturbo, se no ti devo intercostare, o almeno qualcosa collegato dentro con il Taiyin e Yaming che stanno in qualche modo dando dei segnali. Questo è il trattamento, e eventualmente dopo potremmo fare anche una piccola emergenza dorsale, se ci dovesse essere un bel arrossamento sul 9. Possiamo dare già un'occhiata esplorativa, anche se sono passati pochi minuti, se ti alzi un attimino poco. No, spento. Niente, non c'è nessuna reazione. Importante, niente. Ok, giù. Se sta così, un pochetto, e questo è lui che sta attento. Avete qualcosa da chiedere? Domande? Tutto chiaro? Domande? Ok. La scomparsa del tono di nobilità, sia del 17 che dell'1, è dovuta alla scarica adrenergica. Certo. Sembrerebbe uno zio in, yang nello in, ma è yang nello yang, è nascosto. Nascosto. Vero. Altrimenti il nuovo governatore, esatto, sarebbe rosso. Infatti questo è il trattamento da fare, era zio in shoyang, no? Dorsale, eccetera. In realtà invece è yang in, perché questo è il momento di... O al limite che cosa si poteva fare in alternativa? Se non avessimo fatto la direzione dello yang in, non abbiamo fatto il Sun Shoyang, potevamo fare qualcosa che legava un po' tutti e due, che avremmo potuto fare. Cosa? No. Dai, ma qualche idea. Tutto bene, tutto tranquillo. Però c'era questo intestino che chiedeva aiuto, no? Thank you.
No. Un'altra triangolazione. Da dove? Quella lo facciamo la prossima volta. No, chiusura. Pronti, benissimo. Oggi, prima seduta, avrei fatto, se non c'era questo problema intestinale incombente, sogno sciogliamo dorsale, chiuso, ok? E la prossima ho detto, abbiamo fatto invece una triangolazione dallo Yang Ming, dicendo la prossima di farlo dal Tai-Yin. Siamo già fuori, ok? Se non avessi avuto questo problema così, che cosa avremmo, anche col problema intestinale, meno importante, cosa avremmo potuto fare? Una triangolazione dallo Tsui-Yin, certo. Esatto. E che per cui è importante, perché è nascosto il Tsui-Yin. La triangolazione dallo Tsui-Yin, che dà... E sempre lo Yang Ming esce, vedete? Tsui-Yin, che dà Yin totale, dove il liquido interno, profondo, e il suo Yang Ming, che è sempre lì, esce. Ok? Ora, il problema, quale che siano i trattamenti, vanno tutti bene, l'importante è che il prossimo sia questo. Deve andare via. Cioè, deve andare verso l'esterno. Il problema dell'acupuntura è curare e indirizzare verso l'esterno simultaneamente, ok? Curare ed estrarre. Voi siete del secondo anno, però già credo di riuscire. Tutto il viaggio la volta scorsa sono tecniche di pratica. Avete domande? Franco, scusa, ma sì. questo qui assomiglia al ciomo? Cioè sì, quando fai lo Yang Ming è sempre un ciomo. Ti devi fermare, cioè, non hai né la sede né l'ambito per poterlo esplorare. Non sei autorizzato. Perché c'è una legge che era 632 della privacy e roba varia, no? So che, okay. Ti rendi conto che oltre certi ambiti non devi andare. Questo è già bene. Okay. Domande? L'ago non è. Quello è a dimora, quello è un ago che cadrà da solo. Dopo ci mettiamo un cerottino qui. Si può fare la doccia, tranquillo, quando cade non è che te ne accorgi, il dolore già te lo porta via automaticamente. Okay. Tutto chiaro? L'acupuntura è facile, ragazzi, l'acupuntura è facile, e rimane difficile soltanto ad una categoria di persone. Mi sbaglio? Sai a quale? Scusa, poi te la rispondo. C'è solo una categoria di persone che dice che l'acupuntura è difficile. Qual è secondo voi? Dai, no, uno studia, si fa i suoi studi, però è difficile. Chi è che dice che la cultura è difficile? Chi deve fare l'esame? No, quelli sono già, fanno già parte del passato. Chi è che dice che la cultura è difficile? Chi non sa ragionare? È lì il problema. Chi cerca il protocollo, chi cerca la ricetta, chi cerca qual è lo schema di, qual è il modo di, secondo Antonio, dopo tre trattamenti diversi puoi fare oggi la stessa persona. E sarebbe andati bene tutti e tre. Poi c'era anche il quarto ragionamento, e quello avrebbe fallito. Perché il quarto non era logico, capito? Sono soluzioni diverse. Posso prendere l'obiettivo, ora lei ci sta riprendendo da qui. Se ci riprende dall'altra parte, che siamo diversi? Siamo sempre noi. Proprio perché ha una visione parcellare e siamo soltanto quel pezzo che si vede. Quelli sono quelli che non sanno ragionare. È lì il problema, dimmi. No, volevo dire, mi sbaglio, c'ha gli occhi arrossati e prima non ce l'aveva? Si è commosso. Si è commosso. Ha resistito. Hai visto bene, hai visto bene. Domande? Ok, quindi sappiamo un po'. Ogni tanto veniamo a girare, che ogni tanto va girato manualmente quel 9, Lo fai tu, Vincenzo, lo fai tu, Termi. Vieni, girati da più. Lentamente, non è veloce come prima, è quella che stiamo la tonificazione manuale. No, ma è meglio che li giri in parallelo, no? A due gambe, lui. E fai vedere anche gli altri. Ecco. Finché non dice hai. Non te lo dirà mai. Male. Non siete niente, è duro. Lo sto toccando,